Buongiorno a tutti, beh, siete molti a dimostrazione dell'importanza del tema e dell'attualità del tema. Vedo un panel particolarmente ricco e è importante che si approfondiscano questi temi, soprattutto in un momento in cui la nostra scuola si sta attrezzando ancora di più per l'utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica. Parlare di trasparenza, accessibilità, sicurezza nell'utilizzo della rete è fondamentale, perché spesso siamo noi stessi che trascuriamo, no, queste misure di sicurezza. L'approfondimento poi è particolarmente importante perché ci consente di mettere in gioco e soprattutto testare le nostre capacità di utilizzo di questi sistemi. E, ho visto nel percorso di approfondimento di questo tema, che ormai è da qualche tempo che si realizza, come sempre con grande attenzione i dirigenti scolastici e i docenti abbiano seguito e approfondito questa tematica. Poi c'è un aspetto che non va trascurato e che è il collettore, è lo zoccolo duro, lo scenario di fondo della nostra attività. Quando mettiamo i nostri ragazzi davanti a un computer, voi sapete meglio di me che sono incredibilmente abili, sono capaci di utilizzarli in un modo che a volte per noi assume qualche problema. Voi avete visto come sono rapidi nel risolvere i problemi quando sono di fronte a un computer. Mettiamo davanti a un gioco, giochi che ormai più che giochi sono veramente dei percorsi incredibilmente approfonditi, no? Sono dei maghi quelli che li hanno organizzati. Pensate ai nostri ragazzi con quale rapidità risolvono il problema quando si trovano di fronte a una difficoltà o per passare da una difficoltà all'altra, da una stanza all'altra. Per loro è questione di secondi, per noi invece è questione di minuti, se ci riusciamo poi a risolvere il problema. A dimostrazione di come noi dobbiamo offrire loro una possibilità di essere autorevoli, cioè diventiamo autorevoli nel momento in cui ci confrontiamo sull'utilizzo del computer con i nostri ragazzi, quando diamo loro un approfondimento e soprattutto una sorta di riconoscimento delle nostre capacità, che non sono soltanto di rapidità. Gli dobbiamo dare un valore aggiunto e farli partecipare, diventare parte di quel loro sistema. Ormai non possiamo più parlare di nativi digitali, ormai è un discorso antico quello del nativo digitale, sono andati oltre, fa parte del loro DNA. Per essere veramente in una società e una scuola che è lo specchio della società e dei tempi, in una scuola al passo con la società, non solo conoscere queste strutture, questi sistemi, ma soprattutto renderli sicuri per noi, ma soprattutto per loro. Grazie per questa vostra partecipazione così numerosa. Questo è un tema in generale sull'utilizzo delle tecnologie applicate alla didattica, su cui il nostro impegno, e quando dico nostro non parlo col plurale di maestà che non mi appartiene, ma di tutti noi, è un impegno prioritario. Grazie, buona giornata, sicuramente proficua. Buona giornata.